Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un altro video a tema Soreir. Oggi parliamo di MLS, quindi di campionato americano, dopo la sigla. Sono stato un po' latitante sul canale perché ero in giro, poi ci sono queste modifiche che un po' hanno alterato quello che poteva essere uno scheduling dei contenuti sul Soreir, appunto sul mio canale, e quindi stiamo cercando di capire come venirne fuori. Però abbiamo un tema importante da trattare, e dico abbiamo perché c'è anche un inviato speciale clamoroso. Pensate che potrebbe essere proprio lui? È proprio lui, salve. Salve, sono a New York. Beh, mi sembra chiaro dalla bandiera. E non potevi metterti in una posizione dove vediamo anche dell'altro? No, purtroppo sono qua che sto cercando di mettere la bandiera italiana sopra. Bene, ti spareranno allora, non so se si può dire su YouTube. Mi dissocio. Mi dissocio, mi dissocio, anzi usiamo anche il tasto mi dissocio, non so se si sia sentito, ma l'ho usato. Ti sposto però, cosa ne pensi? Ti metto va bene, qua. Va bene. Ti metto come al solito all'interno del... Ah, del torneo! No, no, questo è uno spoiler! No, invece no, ti metto all'interno delle aste, come sempre. Perché prima di parlare del torneo MLS, caro Gugli, dobbiamo parlare della funzione clamorosa che è stata aggiunta su YouTube, dove tu praticamente clicchi e puoi mettere un like al video. Di modo che è nuova questa. Sì, gratuito, amici, da provate la casa, schiacciate sul like, vedete che cosa succede, così il video scala la classifica, arriviamo in tendenze. E poi niente. E potete anche iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Da qui vedete la fate diventare campanellina nera, così potrete avere le notifiche su tutti i video che usciranno su questo canale. Sempre che riusciamo a trovare degli argomenti da trattare, oggi per fortuna ne abbiamo, anche grazie al Telegram. Quindi andate in descrizione per iscrivervi al Telegram, questo qui, straordinario, no, questo qui, questo qua, sì, insomma lui. E trovate tutti i link in descrizione della guida, tutto quello che può servire per il mondo di Soreir. Raggiungeteci sul Telegram, dove ci sono stati consigliati dei video da fare, questo è uno di quelli, ovvero il video inerente al campionato, anzi alla nuova competizione che riguarda il campionato MLS. Esatto. Nuova competizione su tutte le scarsità. Una la vedete bloccata nel mio caso perché non possiedo carte uniche da schierare. Come non possiedi carte uniche? Purtroppo no, ancora no, ma visti i prezzi a breve conto di averne qualcuna. Però insomma c'è per tutte le scarsità, inizia questa settimana, quindi la GV dal 22 al 26 marzo. C'è anche questa novità del calendario, insomma dell'home page, non saprei come chiamarlo, dell'interfaccia cambiata di Soreir, e quindi... Per certi versi un po' più semplice questa. Se cliccate su questo, che vedete, potete fare così. Ne approfitto per fare questo incredibile tutorial così o così. Io vi consiglio di tenere questa. Qua vedete tutte le competizioni dove potete giocare. Ci sono i filtri da mettere. A noi interessa questa qua di MLS. Velocemente, 4 scarsità. Sulla limited avete 9.350 dollari di montepremi. Sulla rara 15.000. Sulla super rara 7.500, sulla unica 5.600, questo per 3 settimane, per le 3 GV del weekend, una dietro l'altra, giusto Gugli? Mi sembra sì, che siano una dietro l'altra nel weekend. Con questo weekend con la prima. Questa è la competizione, noi vi consiglieremo una rosa, vi faccio vedere quali sono i requisiti anche qui. Anzi, prima vi faccio vedere il montepremi. Primo posto 1.000 dollari, secondo posto 500, terzo posto 250, poi dal quarto al decimo 150 dollari. Per la limited vi faccio vedere anche la rara, poi penso che per la super rara non so se sarete particolarmente interessati, ma ve lo potete controllare voi. 2.200, 1.100, 800, quindi premi interessanti per la rara. Non è facile vincere chiaramente, però vedo solamente 234 iscritti al momento, quindi tutto sommato non è neanche così malissimo. Servono però, come al solito, le carte in season. Vi faccio vedere sulla limited, facciamo... Io mi scrivo, requisiti, capitano limited, vabbè grazie al cavolo, con 50% di punteggio aumentato, 3 carte con bonus stagionale, quindi 3 carte in season per giocare e punteggio a 280, inferiore a 280.
Ne abbiamo tenuto conto noi facendo la squadra? Ovviamente no, del punteggio 280. Perché? Perché io vi sparo 5 giocatori che ci piacciono e che già uno tra l'altro lo vede, un paio li vedrete anche qua, che sono secondo me al momento, in questa fase iniziale, perché comunque va fatta adesso, i migliori, ma dato che sono carte che poi si possono riutilizzare per la futura competizione Challenger, è una squadra MLS forte, semplicemente. Cioè, c'è questa competizione in cui potenzialmente si potrebbero mettere, ma noi abbiamo voluto portare una squadra MLS forte, quindi non abbiamo guardato il calendario per dire che in queste tre GV sarà la quale è meglio, quale è peggio. Esatto. Sì, esatto. Sono semplicemente delle carte MLS che uno se le compra, se vuole gioca questa competizione, se si incastra, altrimenti se le gioca in Challenger. Questo è il senso. E la selezione l'abbiamo fatta guardando le prime partite, ovviamente, come stanno giocando le squadre nelle prime partite. Vado, perché sennò il video diventa lunghissimo. Siamo a 6 minuti, clamoroso comunque. Sono molto veloce a parlare. Parto col primo. Partiamo. Chi l'avrebbe mai detto? Questo è difficile. È un colpo di scena incredibile. Un Gusana a 10 euro, io non me ne privo. E infatti ce l'ho, ma ce l'avevo già da prima. E comunque Atlanta, ho guardato tutte le partite. Mi sta piacendo di più degli altri anni, mi sembra più equilibrata, la difesa è più forte. E visto che comunque in linea di massima i portieri di MLS fanno tutti schifo. Sì. Tranne il mitico Clark. Pochi altri. È partito bene anche Stuver, per esempio. Vabbè, c'è qualcuno che sta facendo bene nonostante magari comunque subisca gol. Però quello che mi interessava di più e che ci interessava di più era avere un portiere che facesse coppia con un difensore che può fare la differenza. Perché comunque non vorrei in una squadra MLS sprecare più di uno slot per un difensore. Quindi bisogna avere un difensore forte che possa fare dei punteggi alti e un portiere che lo accompagni, di modo che se il difensore fa clean sheet lo fa anche il portiere, sostanzialmente. È solo questo il criterio. E quindi ci salta fuori un Gusan con 45, attualmente di L15, e un Lennon di 57, che quindi sballa tutto. E già questo è alto come L15 per il torneo MLS. Però Lennon è troppo forte. Cioè, per come sta giocando Atlanta, fa il solito lavoro di terzino ala, sostanzialmente, quindi sì. Si ritrova spesso in attacco, batte un sacco di calci da fermo. E può prendere decisive abbastanza facilmente, sì. Diciamo, rispetto ad altri. Ha cominciato così. Ha cominciato con... Beh, male. Dai, male. 53, 79, 80. Quindi c'è Giacomakis che segna soltanto respirando, quindi... Va bene. Il Giacomakis è forse nel suo momento migliore da quando è arrivato in MLS. Sì, già l'anno scorso comunque ha fatto una buona stagione. Quest'anno mi sa che proprio sarà la stagione della consacrazione. Però comunque non l'abbiamo scelto, attenzione. Occhio. Non l'ho scelto, anche se Atlanta mi piace molto come blocco quest'anno. Non l'ho scelto perché ci ho piazzato un Morris. Beh. E quindi chi arriva con Morris? Vabbè, Morris non devo dire niente, nel senso. Cosa bisogna dire di Morris? Appena fatto un 100, non c'è molto da dire. Cioè, è un giocatore super costante, è giovane, secondo me è in una squadra forte, peraltro campione in carica. Non è forse il centrocampista più forte in assoluto del gioco, cioè di MLS, però è affidabile ed è molto giovane, perché ha 22 anni, quindi under 23 fino al 2026. È vero che con la nuova modalità essere under 23 non conta così tanto, che comunque la carta in season poi te la devi ricomprare, ma secondo me questa potrebbe essere anche per lui una stagione, come dicevamo prima di Giacomakis, una stagione della consacrazione, quindi mi sento di buttarlo dentro. Chiaro che sto facendo dei nomi, come dire, banali, ma questo è il gioco adesso, non è che si può inventare. Cioè, quelli forti sono questi qua. Qua ci potete mettere anche un Gil, ci potete mettere... ce ne sono mille di centrocampisti forti. Però io punterei su di lui. Lei, Gugli, vuole dire qualcosa? C'è qualche centrocampista che si sente di consigliare? Nel senso, di MLS comunque di centrocampisti decenti ce ne sono abbastanza, eh? C'è anche il mitico Klitsch di DC United, che è uno che comunque fa... Con DC. No, beh, sì, vabbè, ovvio che io c'ho. Però lui è uno dei migliori da quel lato lì. Però Aidan è Aidan, cioè, non è... Cosa dobbiamo dire?
Under 23 oltretutto, per un bel po'. Quindi, poi vabbè, noi abbiamo preso lui perché c'è la carta facile da diciamo, prendere insieme, che è questa, Cucho Hernández. Perché altrimenti poteva essere una scelta, non lo so, un'Almada più Giakoumakis, però facevamo tutto il blocco Atalanta e non aveva molto senso, secondo me. No, no, infatti. Quindi andiamo su Cucho, che comunque il suo lo fa sempre, 87-82. È un partito un po' più lento rispetto al solito, Sì, diciamo. comunque è illegale, cioè anche tutti e due, poi vedendoli proprio giocare anche questa stagione, sono tutti e due abbastanza illegali. E Sì. poi ci butto un pupillide che non fa più parte della mia squadra, purtroppo, è stato lanciato, Cazzo, così. però comunque entra dalla panca e segna, boh. È troppo forte, rimane troppo forte. Rimane fortissimo, c'è di meglio forse a livello di voti. Sì, ma questo lui è sicuro, Però cioè nel lui, senso. esatto, è super super safe. Adesso diciamo si spacca domani, però ecco, a parte gli infortuni che potrebbe avere, che non ha avuto nell'ultima stagione, gioca sempre, è inamovibile, anche quando entra dalla panchina non è la prima volta che, come è successo nell'ultima partita, entra dalla panchina e piazza il pero. O l'assist, guardate qua, assist, qua che era entrato dalla panchina, gol, era entrato dalla panchina. Cioè, qua altro gol era entrato dalla panchina, quindi è uno che vi garantisce comunque praticamente sempre un voto alto. E alla fine mi immagino che con questi giocatori un bel po' di premi si tirano su. Non è forse la squadra statisticamente migliore in assoluto, però vedendoli giocare tutto quanto sono quelli che mi piacciono di più al momento. C'è anche Riqui Puig che mi sono dimenticato di citabile. Ce ne sono, ovviamente, da centrocampo e attacco ci sono tantissimi giocatori. La difesa è il problema più La grosso, difesa, lato esatto. MLS. La difesa Difesa vi portiere. consiglio, se non è un Brooks Lennon, un giocatore con questa tipologia di, cioè con queste caratteristiche. Anche qua potevamo prendere lui l'avete. Amundsen. 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 Quello Cioè, c'è di. anche Kai, ma Kai forse ha il cap troppo Ceballos. alto? No, sono tutti, beh, i cap non li sto guardando, Sì, però sì, sì. cioè devono Però essere tutti comunque, giocatori del genere, esatto, cioè devono essere giocatori tutti che giocatori sulle così. fasce che salgono, praticamente. Qua non abbiamo messo Zammu perché avremmo creato invece il blocco Columbus, quindi per far vedere due blocchi diversi più a costa abbiamo fatto così, però vanno bene anche i blocchi, il blocco Columbus, il blocco Atalanta. Potete anche fare proprio delle collection sulle squadre Io ho direttamente. fatto una collection di una squadra del Menga, però ho fatto una collection. L'importante è che, secondo me, se usate un solo slot difensore, il difensore sia qualcuno che ha l'assist o il gol nelle sue corde. Perché trovare difensori e portieri affidabili in MLS è praticamente impossibile. A meno che non ci sia una stagione anomala di qualche squadra che si chiude dietro. È comunque complicato perché poi quando sono così chiuse non sempre fanno voti alti i difensori, quindi meglio cercare secondo me il profilo di difensore con il decisivo a portata di mano, diciamo, a portata di piede in questo caso. Però direi che è tutto per questo video, sicuramente hai dimenticato qualcosa da dire, a parte che non sono consigli finanziari, lo dico adesso per sicurezza. Alla prossima. Buonanno.